Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Con noi oggi Enrico Asta e Giuseppina Sirugo del gruppo dei Villani di Pozzallo, un gruppo di pozzallesi che ha preso in mano, diciamo, le sorti della villa comunale e ora ci racconteranno in che modo. Intanto buongiorno. 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 Allora, tutto parte da te, da un altro veterinario pozzallese? Sì, dal mio collega socio Gianluca Brafa. Come vi siete lanciati in questa avventura? Considerate che avevamo già pensato alla villa comunale, più che altro un'idea da sviluppare soprattutto con i bambini, però alla fine l'idea, diciamo così, rimaneva tale. Un giorno con le mie figlie siamo andati alla villa comunale, una domenica, era da tanto che non entravo là e ho visto praticamente la situazione, era, diciamo che non era così come me la ricordavo io anni e anni addietro. Da piccolo ricordavo il classico, il cigno, era la cosa principale che ricordavo. Quindi, spinto da questa motivazione, l'indomani stesso gli ho detto al mio collega Gianluca: Gianluca, facciamolo partire subito il progetto, proprio immediatamente. E così ci siamo mossi con l'amministrazione comunale, ringrazio sempre il sindaco Luigi Ammatuna che ci ha dato sempre carta bianca per fare tutto. Ovviamente devo dire anche che ci sono state tante critiche, soprattutto per la modalità con cui è partito il progetto. Cosa voglio dire? Noi siamo partiti immediatamente con fondi pari a zero, il che significa abbiamo costruito i recinti per mettere gli animali, tutto in un sistema che si abbini alla natura. Significa abbiamo usato legno, paletti, rete in acciaio, così che nel momento in cui smontiamo, finisce il progetto, la villa ritornerà come prima, come era prima. Considerate anche, ripeto, nasce tutto e solo soprattutto per i bambini, tant'è vero che oggi abbiamo il nostro progetto accoglie anche delle scuole, le classi, scuole elementari, scuole medie, in cui già facciamo vedere qualche animaletto a bimbi, animali che non hanno forse mai visto, ma soprattutto cerchiamo di fargli capire il rispetto, la natura e l'animale. Avete portato appunto gli animali alla villa, che animali si possono vedere oggi a Pozzallo? Diciamo che il cigno era l'animale numero uno, principe. All'inizio abbiamo portato la mascotte Maya e Lino, che sono due vietnamiti, due maialini vietnamiti che erano di Gianluca, piccolissimi. Però poi alla fine sono riuscito a recuperare una coppia di cigni neri australiani, e forse in Sicilia forse siamo gli unici ad averli, e poi ultimamente ho preso una coppia di cigni reali bianchi. A questo poi abbiamo affiancato fagiani, pappagallini, tacchini, un po' di tutto, sì, insomma. Sì, sì, sì. Il gruppo poi man mano è cresciuto, tanti volontari che si sono dati da fare per rendere realizzabile il progetto. Sì, poi piano piano ci siamo integrati tutti, perché è veramente rilassante poi andare in villa, dare da mangiare, e il fattore importante è che appena ci vedono entrare, già Loca Rita, ormai le abbiamo anche battezzate col nome, e tutte le altre iniziano proprio ad emettere suoni, a richiamare la nostra attenzione, a farci capire che sono contenti per il nostro arrivo. Ad esempio, io dico sempre ai ragazzi che trovo là: io finora ho visto soltanto cani scodinzolare, ma oche mute scodinzolare non le avevo mai viste. Questo è il loro buongiorno quando arriviamo per dargli da mangiare. E poi soprattutto grazie anche ai venditori di frutta, perché veramente stanno partecipando in tanti, ci mandano i messaggi: abbiamo qualcosa per la villa. Quindi, come vedi, la villa si può anche automantenersi da sola. Ecco, perché specifichiamo, sì, è tutto autofinanziato, sì, tramite, sì, i volontari, tutto. E le donazioni. Sì, assolutamente, sì. Sì, assolutissimamente. Poi, vabbè,
Ci sono state anche chi ha donato animali, tipo il pavone, pappagallini, e, galline. No, no, veramente si può dire che la Villa Comunale di Pozzallo adesso è tornata nuovamente ai pozzallesi, ma nel vero proprio della parola. E poi nel corso dei mesi avete organizzato anche tante iniziative, sì, dalla Befana al Babbo Natale, allo scrittore, sì, per strada, sì, che sì, c'è stato quest'estate. Sì, sì, anche perché, ripeto, il progetto va oltre al semplice animaletto che diciamo che possiamo vedere ovunque. Anche perché, infatti, molti... faccio un discorso, parto da una critica. Alcune persone mi dicevano, parlavo ieri col sindaco, mi dicevano, mi hanno detto, ma cosa abbiamo fatto? La fattoria alla villa. Allora, la fattoria è una cosa, il progetto Villani è un altro. Il progetto Villani non è solamente far vedere al bambino la gallina, il tacchino o il maiale. Quindi va oltre, significa, si dà la base per interagire con l'animale stesso, con la natura. Ne approfitto, apro una parentesi, in quanto grazie al caffè letterario Rino Giuffrida ci ha donato circa 400 euro di piante che sono state inserite un 15 giorni fa. Quindi oltre agli animali c'è il verde, quindi la natura, e considerate che questo fa sì al bambino, quindi la classe proprio giovane, già di percepire l'interazione con la natura e con l'animale. Un bambino che è abituato in questa maniera, secondo noi, secondo me, secondo Gianluca, arriverà a un'età adulta avendo coscienza di che cos'è l'animale e che cos'è soprattutto l'interazione uomo-animale. Non è semplicemente, non abbiamo ricreato uno zoo o abbiamo ricreato una fattoria, cioè abbiamo creato un sistema, anche un modo di pensare. Poi vedi, da mamma ti posso dire, da mamma parlo, non da villana, mia figlia mi chiede sempre perché non possiamo andare a giocare in strada. La strada non è quella di una volta, le macchine sono tante. Andare alla villa e ritrovarsi con tante mamme sedute sotto gli alberi e loro che giocano liberi di muoversi, di andare a destra, a sinistra, è meraviglioso, perché le mamme intanto siamo sedute comodamente a chiacchierare, siamo tranquille, perché i nostri figli non corrono nessunissimo tipo di pericolo. Diventa un luogo di aggregazione e quindi anche di tranquillità sia per le mamme che per i figli. E questo già è proprio importante. Una piccola, diciamo, nota di rabbia, forse non tanto per le critiche ma per i piccoli atti di vandalismo che nei mesi hanno colpito però questo progetto. Sì, purtroppo sì, devo dire però non così tanti come si aspettava la gente, come a volte all'inizio mi aspettavo io, pensavo peggio. Dopo, diciamo, un'opera di pulizia, tra virgolette, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri e l'Arma tutta, si è fatta, diciamo così, un po' di pulizia dal punto di vista ordine pubblico, diciamo. Ma fatto questo, alla fine c'è stato solo qualche piccolo atto vandalico nei confronti della gabbia con i pappagallini, però ripeto, nessun animale è stato toccato. È capitato un incidente qualche settimana fa con un cagnolino, diciamo è stato lasciato senza guinzaglio, può capitare, anche perché il progetto che poi va a crescere, forse è una cosa magari ancora presto per Pozzallo, è quello di lasciarli liberi senza recinti. Magari un giorno, non lo so, ci arriveremo. Perché già qualcuna ce l'abbiamo, qualche oca, qualche coniglietto che trovate libero, già ce l'abbiamo, però l'idea è quella di togliere quelle gabbie e farlo diventare come un parco di Londra, anche se esagerato. Ma non togliamo i limiti, diciamo, alla divina provvidenza. E quindi un progetto che continua, che cresce, chi volesse donare qualcosa come può farlo? O rivolgendosi alla clinica veterinaria del Mediterraneo, oppure da Cappello c'è qualche barattolo nei vari ristoranti, nelle varie attività, ecco, sì. Quindi è possibile contribuire un po' tutti. Sì, certo, sì, sì. Certo. Oppure se ci incontrano, o nelle varie iniziative che faremo, oppure direttamente andare a comprare anche
le persone stesse delle confezioni di mangime e portarcelo. A proposito di iniziative, infatti abbiamo nel periodo di Natale abbiamo ideato appunto la casa di Babbo Natale, ha fatto grandissimo successo. E grande partecipazione di tutti i commercianti di Pozzallo. Sì, ringrazio sempre tutti i commercianti che devo dire che quando andiamo lì a bussare sono sempre, ci aspettano proprio a porta aperta e quindi non si tirano mai indietro. Abbiamo creato questo, più eventi anche culturali con Walter Lazzarin, che è lo scrittore di strada, e avremo anche, ne abbiamo anche altri progetti, ma in, diciamo così, sempre lo dico, senza lucro e soprattutto con la base sempre il bimbo. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con grazie noi. A te. Volevo chiudere, se mi consente, una piccola, un ringraziamento, un grosso ringraziamento a tutti i villani. Farei i nomi ad uno, ma forse ci dilunghiamo. Non siamo tanti, ma quelli che sono presenti anche qui in studio, voi non li vedete, ma vi assicuro che tutti i giorni, quotidianamente, sono sempre lì, forse più di me, a dar da mangiare e da accudirli. C'è anche la pulizia del, certo, degli spazi, sì, della vasca. Ecco, vogliamo sfatare il mito della vasca sporca, ecco, che sono pozzallese, quindi certo, lo sento continuamente. Allora, la vasca, considerate che non è una piscina, quindi lasciamo il culto della piscina, perché in una piscina voi non troverete mai un animale, ma in un laghetto troverete sempre degli animali, e quindi il fatto che vedete l'acqua marrone riflette il muschio che c'è alla base. Quello devo dire che è importante, perché consente ai cigni di prendere delle sostanze proteiche, piccoli animaletti, e quindi è fondamentale, non lo dobbiamo togliere. Ovviamente non ha un ricircolo, purtroppo ancora non abbiamo un ricircolo, vediamo fra qualche mese, speriamo. In questo momento la vasca va ripulita ogni 7-10 giorni circa. Sempre poi fra l'altro dai volontari che si sempre noi, certo. Bene, grazie ancora allora per essere stati con noi e vi lascio adesso alla pubblicità. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be